Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Freccia Potente e oggi siamo in un nuovo vlog. Allora ragazzi, vedete tutto questo? Ma è un altro discorso, raga. Allora, io sto a casa di mia sorella. Questa non è la stanza mia, ma è di mia nipote. Quindi, non è mia, non sono un gay, raga. Comunque ragazzi, passiamo alle news. Mortacci tu. Raga, allora, questa c'è un problema perché ci sta un letto qua che sbuca un buco a caso. Quindi è un problema. Quindi ragazzi, un problema. Quindi ragazzi, la prima news che volevo dire. Ragazzi, mi scuso che non ho fatto 5 giugno. Non lo so, 4, 4. Quindi ragazzi, oggi farò 4 video. Un secondo dopo l'altro, quindi faccio 4 video e li carico direttamente, quindi ci metterò 4 ore. E sono le 5. E sono le 4. Quindi è un problema. Per ragazzi, la seconda news molto importante, la sapete, no? La serie che ho pubblicato, la serie del Milan su FIFA 18, è successo qualcosa. Allora ragazzi, io ieri stavo giocando un po' la PlayStation, visto che una volta è successo, quando non ho pubblicato ancora, ho provato a fare una serie dove ho creato una squadra a caso e ho fatto una partita e non si era salvato, quindi io metto sempre user 1. Poi è venuto quel Ciro ieri a casa mia, quel maniaco di Ciro che guardate, che vedete il che maniaco, a parte raga, non fate finta di niente qui, non fate finta che non abbiamo fatto un video, ci siamo divertiti un po', però se arriviamo a 2 like. Comunque raga, passiamo alle cose serie. E per sbaglio mi ho messo che Corusso il mio profilo, che Corusso, che Francesco Russo, una cosa, una somiglianza ci sta, che Corusso, che mi sono creato il mio profilo e ho fatto una partita. Per sbaglio non sapevo niente, raga, io non sapevo, non avevo visto niente, io non avevo visto niente, raga, vi giuro non avevo visto niente e ho fatto il calcio d'inizio. E quale cosa migliore poteva succedere oltre a non salvarsi? Non si è salvato. Visto che io ho salvato tutti i dettagli e tutto, non ho trovato. Raga, sono stato lì. Aspettate, raga, che sto scomodissimo qui. Aspetta. E quindi, ragazzi, sono stato 2 ore a risolvere tutti i carichi, tutte le carriere che ho fatto in FIFA 15, tutto. In FIFA 18, tutte le carriere che ho fatto, perché ne ho fatto 2000 con il Napoli, 2000 con l'Inter, 2000 con la Juve. Con la Juve no, solo una volta che è stato un minuto e poi ho staccato subito. L'Inter, Milan, tutto, 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 tutto. Comunque, è successa una cosa. Visto che non ho trovato quella carriera che io mi ero fatto sulla mia inizio di serie, ho dovuto pubblicare una nuova serie. Mi sono comprato tutti i giocatori, ma per la prima cosa che dovevo comprare, perché mappe, raga, io mappe l'adoro. Mappe 18 anni, può crescere 89-90, ma no, questo è un altro discorso. E mi sono comprato Sergi Roberto e Mappe, i due cosi, però non avevo trattato per Arturo Vidal, che avevo di nuovo tutti i 55 milioni. E non c'era niente, non potevo fare niente, no? E indovina che cosa è successo? E indovina io con chi ho trattato, non ho trovato l'accordo con Vidal. No, un giocatore del Barça nuovo. E mo vi spiego chi è. Raga, è Dembélé, Osmo Dembélé come si chiama. Raga, quel giocatore mi piace un botto. Mi piace un botto a 21 anni. A 21 anni e può crescere fino a 80. 89 può crescere, ma non quanto Mappé, cioè è fortissimo. Mappé e Dembélé fanno una coppia perfetta con Sergio Roberto. Quindi, raga, sarà la formazione più bella della storia. Che adesso ho messo, però c'è un problema. Io, visto che Dembélé
pensato di farlo giocare alla sinistra dove il posto di Suso, però Suso non può fare il centrocampista. Ho pensato Dembélé deve andare al centrocampo, però Dembélé lo vorrei fare diventare trequartista, però me l'ho messa al posto di Suso. E ho fatto una e ho fatto Ho abbreviato tutto il termine, ho messo Suso trequartista, Dembélé a posto di Suso, Biglia che adesso devo trovare un sostituto di Biglia, un difensore, tutto, un centrocampista. E il problema, raga, il problema bellissimo che io ho, non adesso mi devo fare un'altra carriera, evviva, spacco tutti i culi. Comunque ragazzi, già mi sono creato una carriera perché non potevo farci un episodio su tutto. E ho deciso di fare questa cosa. Comunque ragazzi, visto che io ho bucato le palle per 6 minuti e 10 secondi, possiamo passare a freccia domande. Che ragazzi, lo devo fare spesso perché raga non è che lo sto facendo. Quindi passiamo al freccia domande. Come fai se tu vai a scuola? Come fai a svolgere i compiti? Allora, ragazzi, io voglio spiegare una cosa. Allora, me la faccio così, raga, perché sono scomodissimo. Ah, raga, mi sono fatto malissimo. Ortacci il legno che l'ha creato, raga. Raga, allora, io, bellissimo, bellissimo. La maestra non è come le altre, perché io sto all'elementare ancora. Però la maestra ci assegna 1 miliardo di compiti. Quindi ragazzi, in grado che un essere umano non può fare tutti quei compiti, perché raga, voi non avete idea, ma in un video ve li faccio vedere. Ve li faccio vedere, sono tantissimi. Ci sono 7 volte che quando scrivo nel diario non ci va. Due compiti sono, tutta la pagina, anche perfino tutta la pagina, tutta, non avevo più spazio per scrivere. Ho fatto 2 pagine, una pagina intera, poi ho fatto almeno sono 20 righe, più una in un'altra pagina, raga, che è stato un casino farli. Quindi, più che io non posso fare in questi 5 giorni, raga, 4 giorni, non ho potuto proprio fare video perché in questi 4 giorni, raga, la maestra ci ha assegnato troppi compiti, quindi. Come un essere umano può essere? Perché, raga, i compiti se sono tanti li finisco alle 1000, alle 8, alle 9, alle 10 anche. Capita, raga, capita. Io non posso fare più video perché ci sto nel orario che non si vede più la luce. E quindi, ragazzi, un giorno non pubblicherò i video che mo li devo fare 4, quindi raga siamo a posto, ma non posso attenermi perché raga io quando devo caricare molti video, raga non riesco a fare tante cose, raga, perché io nel corso della giornata non è che sto un cazzo a giocare alla PlayStation, vedere i video, fa, non faccio non è che non faccio una minchia, raga, cioè faccio il mio dovere, carichi i video, raga, perché adesso sto trovando un metodo difficile, ma stanza che si metto 11 minuti circa per caricare video, quindi anche ci sto perdendo a volte un'ora perché per caricare video e pubblicare video tutto. Perché ragazzi, per esempio, ragazzi, il video non viene bene che lo carico, non mi piace, che lo cazzo devo caricare fa? Almeno non lo carico e sto bene. Raga, io mi faccio il vino, una volta è capitato che ci ho voluto 3 ore, 2 ore per fare il vino, infatti è venuta una merda quel video perché, raga, vi giuro, ci ho messo 2 ore. Ho fatto un gioco, ho fatto l'altro, ho fatto quello, non è venuto nessuno bene, alla fine ho fatto. Raga, vi ricordate quel video sul computer del coso, trattutore, come si chiama? Ci ho messo 3 ore, 2 ore, 2 ore e mezza, credo, raga. Comunque sono tanti, raga, sono tanti e ci ho messo tantissimo. Raga, comunque, passiamo oggi, voglio fare altre 2 domande e poi basta, raga, perché sennò questo video viene una matranga di fuori. Quindi passiamo alla seconda domanda. Perché
Perché no? Non ti vergogni a fare un video sulla stanza dove ci stanno pecore, farfalle? Perché io sono un sensato senza ebete, quindi è una parola fare i video perché mi dia contenta. O faccio video abbastanza bene, raga, perché qui è tutto bianco, quindi sto bene. O non li faccio proprio, quindi io trovo pure la posizione quando faccio video, raga, questo è il bello. Comunque, ragazzi, l'ultima domanda di oggi è: perché non stai usando più Facebook? Raga, qui ci voglio perdere 1 minuto, 2 minuti. Raga, perché io a caricare video, a pubblicare foto su Facebook, a caricare video, a pubblicare foto su Facebook, non ce la faccio proprio. Al massimo, adesso vorrei fare i video su Facebook, ma i miei video sul canale per qualcuno che se li sperde, quindi li carico su Facebook e siamo a posto, diciamo. E quindi, però, normalmente perdo più tempo su YouTube, che il mio canale di rubrica. Tengo un account mio, tutto, quindi ragazzi, seguitemi anche su Facebook normalmente, ragazzi. Seguitemi su Facebook, mandate un mi piace e sono a posto. Un giorno vi farò vedere quando avrò il quando, quando perché adesso vi farò, dopo in un altro video farò vedere la mia pagina, che ce l'ho pure della pagina, nella cosa, come si chiama, nella cosa di YouTube, nell'account di mia madre, che posso spostare, posso nel telefono di mia madre, che gli ho affidato il mio account. Speriamo che non sta caricando niente di strano, perché io gli dice Ernesto, chi non lo sa va a vedere Ernesto, i miei amici, i miei parenti, tutti quanti. Comunque, ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto, mi piace, anche a commento ovviamente. Se non riuscite, iscrivetevi nel prossimo video. Bella, ragazzi.